bilancio della tappa di Reggio Calabria diciamo, riguarda vari aspetti. Partiamo dai dati sull'inquinamento atmosferico. Sicuramente una qualità dell'aria entro i limiti di legge, con concentrazioni di inquinanti che seppur presenti però non hanno superato i valori di legge, che da una parte ci deve chiaramente essere attenti per evitare che lo facciano in futuro, ma dall'altro insomma ci rassicura sulla qualità dell'aria. Sull'inquinamento acustico invece abbiamo molto da fare, perché i dati che noi abbiamo rilevato sopra i decibel sono dei dati vicino a una scuola, anzi vicino a diversi plessi scolastici. E le stesse classi, quando hanno visitato il Terreno Verde, si sono diciamo lamentate del problema, soprattutto nei mesi estivi, che non riescono appunto a tenere la lezione o comunque hanno parecchio rumore. E anche a livello europeo l'inquinamento acustico è oggi considerato uno degli inquinamenti più sottovalutati, ma anche gravi per la salute, perché causa stress, peggiora la qualità della vita e se arriva a livelli alti può portare anche gravi problemi sulla salute. Per cui su questo bisogna intervenire. La legge prevedeva già da tanti anni che ogni comune, ogni città si dotasse di una zonizzazione acustica per individuare le aree e gli interventi di risanamento. A Reggio Calabria questo ancora non è stato fatto e sarà un intervento prioritario. Sempre sulla tappa, invece, gli altri due aspetti importanti che abbiamo toccato sono quello del verde urbano e della riqualificazione. Su questo anche c'è una legge nazionale approvata nel gennaio scorso che chiede che si pianti un albero per ogni bambino che nasce. Gli spazi verdi sono ancora molto pochi a Reggio Calabria, e migliorando le aree verdi poi bisogna migliorare anche la sicurezza del muoversi a piedi o in bicicletta. Ecco, questo è un altro passaggio su cui anche oggi siamo tornati, perché mobilità sostenibile vuol dire anche ridare la capacità e la possibilità di muoversi a piedi in sicurezza per andare a scuola o per gli spostamenti quotidiani. Oggi siamo tornati sul ponte perché purtroppo questa storia ancora non è finita. Lega Ambiente, insieme anche alle altre associazioni ambientaliste, lo diceva dall'inizio di non perseguire questo progetto, avrebbe portato soltanto sperpero di denaro pubblico. Oggi si è verificato quello che dicevamo da tanti anni: 300 milioni di euro già spesi per progetti e per finanziamenti a una struttura che non verrà mai fatta, fortunatamente. Però ancora oggi, nonostante il 2 marzo sia definitivamente fallito il progetto, rimangono bloccati 8,5 miliardi di euro perché il governo non ha firmato il decreto che scioglie definitivamente la società e mette la parola fine. Noi abbiamo fatto una lettera aperta al governo Monti perché nel prossimo Consiglio dei Ministri, ormai ci sono pochissime occasioni, si firmi questo decreto, si metta la parola fine e si investano gli 8,5 miliardi di euro nell'area dello stretto. Solo per fare un esempio, con quei soldi si potrebbe migliorare il rapporto, il sistema di trasporto integrato tra Reggio e Messina, si potrebbe raddoppiare la linea Messina-Palermo di ferrovia, si potrebbero potenziare i collegamenti tra Reggio Calabria e Taranto e Reggio Calabria e la Campania, quindi permettere anche un ingresso e un'uscita dalla città col trasporto ferroviario. Si potrebbero fare tantissimi investimenti di cui questa città oggi ha bisogno.